La collaborazione noi eravamo riusciti a farla con quel grande progetto che è il progetto dell'Ulivo, perché vedete compagni, il discorso dei cattolici con i comunisti è stato sempre un problema per tutta la sinistra. Voi pensate lo scontro che noi abbiamo avuto con i cattolici nel momento dell'aborto, del divorzio. Pur di poter continuare a discutere con i cattolici, noi diventeremo non socialdemocratici, che già sarebbe una bella cosa, ma moriremo democristiani sicuramente. Guarda, è stata una cosa nuova, tremenda per questo partito. Che fa il signore? Io fu il parere che il signore ci voleva, perché hanno con il governo non ci avevo mai. Perché pare che i comunisti erano, ci si pavano la testa, non lo so. Che a Natale c'era una cosa terribile. Non potevamo fare niente. A che era Montichita, poi ci fu, credo che hai detto tu, facciamo 51% o 31% l'ultimo. Ci fu una rivoluzione. La bella lira, io veniva a travagliare a giornata e buscavo una miseria d'anno. E mantenevo da casa, mantenevo da casa. Insomma, pare che a questa ora la cosa siamo a buon punto. Però non mi ha visto bene. Ma bene. Volevo solo aggiungere, sono abbastanza questi giovani che il loro lavoro li trattano malissimo, perché uno per travagliare, ci fanno fare i 20 anni, 30 anni e le licenziano, uno che ha 28 anni, che si è maritare, a fare la famiglia, non può essere più, diciamo a Cile i nostri dirigenti, tagliamoci la gola a questa gente, i soldi volano, però a chi tu che si avaglia, picchiate a tenere 4 anni, 10 anni, 20 anni, io vannate dopo lo sventolato. E poi ci lamentiamo che chiedo roba, ma proprio sta spaccare la faccia, bella, quindi io voglio ragione in questa maniera. Qua cominciamo a fare 20 anni, io mani, qua un picciotto a 28 anni, ma che sta qua? Sta rubando. Ma io a 28 anni è un meglio che stiamo in un mondo, ma chi era a lavorare? E io sto a lavorare. Sotto ci volevi, che ne ci vuole, non vai. Ma che discorso state fanno? Non si fanno questo discorso, andiamo umani. E a mandare sotto, come ce l'ha di soldi, perché quello quando io dice con me, quello ce l'ha di soldi a dire, vedo che capa da me andate a sta a posto, che ci andano a lavorare, ci devono dare i soldi, a mangiare tutto. Visto? Si è detto sempre, quei carosi non ci può. Quando noi occupavamo la terra, oppure quando noi dirigenti andavamo a fare lo sciopero nei cantieri edili, c'era il nucleo di operai che lavorava lì, noi li organizzavamo per il rispetto dei contratti, è lì che venivano fuori i migliori, quelli che erano più combattivi, che poi si mettevano loro alla direzione. Tra i braccianti agricoli noi avevamo i quadri dirigenti migliori, noi avevamo la scuola politica, la cellula era il centro che gestiva tutto il partito, si faceva un capo cellula e c'erano poi gli iscritti 10, 20 che si riunivano ogni 10 giorni, ogni settimana e così via e discutevano della politica generale. In queste cellule erano famose le donne di San Michele di Canzeria. Le donne erano straordinarie perché in questo periodo quando arrivano loro parlavano della questione del Vietnam, la questione dell'America, della questione di oggi, cose incredibili. Erano donne analfabete, donne che non avevano la quinta elementare, qualcuno, altri erano analfabete, però partecipavano alle riunioni di cellula. Poi abbiamo perduto noi questa classe dirigente nostra che si era formata in quegli anni quando ci fu la questione dell'esodo verso Torino. Secondo me stanno sbagliando di grosso, perché di chi hanno incominciato a fare questi abbassamenti, questi cedimenti, la classe operaia in Italia ha perduto, specialmente questo altro errore che stanno facendo a mollare con il lecchio se democristiano. Questo cambiamento, con chi lo facciamo?
l'amo a fare con la fondazione comunista, con noi a tutta la sinistra, non con le chiese vecchie democristiane. I democristiani non vorranno a motta né a uso. Due sono le cose, o se sono vendute ai capitalisti, anche i nostri compagni, che si fanno chiamare compagni, o se sono vendute ai capitalisti, o non ci stanno capendo più niente. Fassini è un bravo compagno, però se sta fanno un po' penare. I reazionari stanno studiando tutto per abbattere la sinistra. Il problema è che se noi non ci sappiamo guardare, la sinistra sta perdendo, perché Berlusconi c'aveva 7 televisioni e parla con 7 televisioni tutti i giorni. Mentre noi auto non parliamo più, i nostri si sono appiattiti e non vanno più né a fare comizi, né a fare niente, e perdono contatto con la classe operaia. La devono smettere questo cambiamento. Non si può cambiare 60 anni di lotte. Tutti gli operai devono ringraziare il Partito Comunista, perché se non era per il Partito Comunista non ottenevano mai un miglioramento, e venivano trattati come l'animale, come li trattano all'estero. E quando parlano queste signore della destra, perché io lo so chi è la destra, io l'ho conosciuto la destra, c'erano 5 persone che vivevano nel benessere, erano padroni assoluto di tutto, e 6.000 cristiani che morivano di fame. Questo era il fascismo, questa era la reazione. E queste signore da adesso qua a Francavilla non facevano altro che facevano tutto quello che volevano, e dicevano che Mussolini era a Roma e gli erano Mussolini qua. Io ho fatto l'opposizione all'onorevole Scerba, che era ministro degli interni, qua lui faceva comizio, e io ci ho detto: onorevole Scerba, i botti della bottella della ginestra ti chiamano ancora. Poi noi abbiamo ottenuto la divisione dei terri, abbiamo qua a Francavilla specialmente, abbiamo fatto l'invasione, abbiamo occupato le terre, ci sono minacciate con i carabinieri, quelle cose, ma noi abbiamo resistito. A me personalmente, che c'avevo io e un altro compagno che è morto, ci avevamo a bandiera in mano e ci hanno puntato il mitra, però non hanno fatto niente i carabinieri da un mino. Abbiamo migliorato l'Italia, e la classe operaia che incomincia a bivacchiare, fare dire: ora ci vogliono portare indietro un'altra volta. Questo è il problema. Ora il comunismo non lo fermerà nessuno. Possono lottare quando vogliono. Hanno ammazzato a Moro perché Moro voleva aprire con i comunisti. Un intellettuale come Moro aveva capito che con i comunisti si poteva andare bene, e lo hanno ammazzato. A tutti coloro che la pensano bene, a fronte loro, se ce la fanno, li fanno ammazzare dalla mafia, da tutti. Ma però il comunismo, se lo levano dalla testa, che non lo fermerà nessuno. Rispetto agli anni ai quali si riferiva il compagno Silvestro, c'è stata anche una trasformazione nella società. Allora c'era una classe operaia organizzata, per esempio nelle fabbriche. Oggi la società è diversa, non esiste il proletariato, esiste il sottoproletariato oggi. Mentre una volta chi occupava un posto come me era un borghese. Io mi ritengo un proletario e sono un impiegato dello Stato, mi ritengo un proletario oggi. Io mi sento molto vicino a voi, ritengo che noi parliamo la stessa lingua. Se noi ora, da questo momento in poi, parlassimo del problema della pace, a me preoccupa molto questo ulteriore sgretolarsi della sinistra, di una sinistra che invece dovrebbe stare insieme. Perché il Partito Democratico cos'è? È un partito di sinistra che non si chiama più Partito Comunista. Allora andare dentro il Partito Democratico cosa significa? Rinnegare di essere stati o di essere o di credere nel comunismo? Io non credo questo. Anche io, come il compagno Pirrone, ho votato una mozione che ha cercato in qualche modo di tenere aggrappato o comunque rallentare questo processo che ci è sembrato esserci calato dall'alto. Il cambiamento non mi spaventa. Un partito non è fatto di sigle, se fai una carrellata di bandiere ne abbiamo passate ormai di tutti i colori. Penso che è fatto di valori, e se sti valori noi li disperdiamo, come diceva Lucia, non li mandiamo in una frazione di rifondatori di comunisti o in una nuovi comunisti italiani, che poi alla fine sono delle piccole correnti, non rappresentano assolutamente né proletariato né sottoproletariato, non rappresentano niente, anzi forse secondo me sono degli intellettuali o carrieristi, così come ci sono in tutti gli altri partiti. Ma se sono come dovrebbe essere espressione di una cultura, di un modo di essere, di un modo di vivere, di rappresentare i bisogni della gente, e allora questi valori non si disperderanno comunque, perché fanno parte delle persone. Io ho lottato perché non si cambiasse la faccia a Mattello, ho lottato sempre, mentre loro... C'era
in Togliatti una capacità straordinaria nella formazione di un partito che doveva essere, come diceva lui, di governo e di lotta, di lotta e di governo.